luglio e con luglio è arrivato anche il caldo e le belle giornate. Se pensiamo di andare a farci una bella passeggiata di qualche giorno, per le piante non dobbiamo preoccuparci perché non c'è nessun problema. Però se vogliamo star fuori casa più giorni, allora come possiamo fare? Ci sono delle soluzioni molto comode, diciamo, per chi non ha magari la possibilità di chiedere aiuto a amici o parenti che nella loro assenza vadano a casa a bagnargli le piante, sperando sempre di trovare persone che abbiano un bel pollice verde e non le anneghino o le lasciano troppo secche. Allora, come possiamo fare? Si possono usare questi sistemi. Con la perdite prendiamo un sottovaso, mettiamo dentro un po' di perlite che mantiene molto l'umidità, una bella dose, diciamo, proprio un bel letto di perlite alto. E poi aggiungiamo acqua, molta acqua, in modo da riempire tutto il sottovaso. Poi prenderemo la nostra piantina con il nostro vasetto e la metteremo appoggiata sopra questo letto di perliti. Naturalmente la terra assorbirà piano piano l'acqua e una volta assorbita tutta l'acqua rimarrà comunque ancora umida qualche giorno la perlite, in modo che la piantina non rimanga mai completamente a secco. Si possono mettere anche più vasi nello stesso sottovaso. In questo modo l'acqua salirà per capillarità nel vaso e arriverà alle radici mantenendola sempre umida. Un altro sistema è usare dell'argilla espansa. Sempre lo stesso metodo: si riempie un sottovaso di argilla, si mette l'acqua in modo che rimanga un letto umido ma non proprio a contatto della pianta. Si mette il vasettino con l'argilla, si fa un po' più fatica a farla stare in equilibrio, però piano piano si posiziona, così muovendola un pochino finché non sta bene in equilibrio. Anche qui lo stesso procedimento: l'acqua salirà attraverso il fondo del vaso a tenere umido il vasetto e quando l'acqua sarà evaporata tutta quanta rimarrà comunque l'argilla umida ancora qualche giorno. Naturalmente la perlite assorbe di più l'acqua e rimane umida più a lungo, però magari non tutti hanno la perlite a disposizione e va benissimo anche l'argilla. Un altro sistema ancora è prendere un grosso vaso pieno d'acqua e mettere un cordoncino immerso, bello lungo, in modo che quando l'acqua poi cala arriva sempre sul fondo, e farlo scendere in questo modo appoggiandolo nel vasetto. Piano piano l'acqua passerà automaticamente dal vaso grande al vasettino più piccolo. Vi faccio vedere così che dopo un attimo qui in fondo esce l'acqua. Vedete? Ecco, vedete la goccia d'acqua che cade. Mettendola così nel vasetto non si vede, ma l'acqua scende piano piano. L'importante è che sia sempre più alto rispetto al vasettino. Questi sono tre sistemi con cui possiamo tenere le radici del vasetto umide. Sono tutte quante in modo che assorbe l'acqua da sotto e il cordoncino che fa cadere le gocce d'acqua dall'alto e comunque mantiene umido nello stesso modo il vasetto. Bisogna ricordarsi sempre che andando via di solito si chiude tutta la casa. Bisogna posizionare le piante in una stanza fresca e che abbia della luce, magari un vetrocemento oppure una finestra con le inferriate che rimane comunque aperta, o un abbaino, cioè qualcosa che comunque gli dia luce e che non ci sia il sole diretto che arriva verso le piante, perché diversi giorni chiuse in casa con il sole diretto addosso potrebbe creare dei danni. Se riuscite a non spostarle,
meglio, perché così non cambierà l'ambiente per loro. Però se chiudete tutto e dove sono adesso rimane un ambiente molto buio, vi conviene spostarle. Avendo la possibilità di metterle in giardino, sotto una pianta che fa ombra, è ancora meglio. Così o la pioggia o il fresco della sera comunque aiutano a mantenere fresca la pianta e a garantirle già da sola le bagnature e le cose che servono di solito. Spero che questi consigli per l'estate vi siano utili in qualche modo per la sopravvivenza delle vostre piantine durante la vostra assenza, in modo da tornare dalle ferie e trovare ancora magari le piantine con dei nuovi germogli e in buona salute. Arrivederci a tutti, alla prossima volta. Ciao e buona estate!